Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Di che cosa andiamo a parlare oggi? Continuiamo la serie delle nostre fantastiche rubriche, anche perché ho visto che vi piacciono parecchio, quindi perché non continuare a parlare sempre di Lego, ovviamente, ma ogni volta parliamo di un argomento diverso. Oggi parliamo di quei set che sono stati ispirati da film di successo, ovviamente, di Hollywood. Quindi direi di partire subito con un set che in molti mi avete chiesto, ne abbiamo parlato anche molto con voi nei commenti, il Titanic, numero del set 10294 600. 80 euro ragazzi, Lego Store sono andato proprio oggi, tra l'altro ho comprato delle cose, troppo per un set che sinceramente non mi ha mai entusiasmato, lo sapete. Se dovessi spendere questa cifra la spenderei sicuramente per, lo sapete, Star Destroyer e compagnia cantando, set sempre così di questo calibro, ma non il Titanic, però riconosco che è un set veramente bello, quindi mai dire mai, eh? Mai dire mai che il canale, magari un domani, vedete qua uno scatolone gigante e parliamo del Titanic, non lo so, però al momento sicuramente no. Però riconosco che, comunque, dato che il film è stato, penso, uno dei più visti veramente in assoluto in quegli anni in cui è uscito, credo che sia il 96-97 quel film. Sto volando! Jack! Riconosco che comunque è un set molto apprezzato da tutti voi. Passiamo a tutt'altro argomento. 21330, numero del set. Il set, scusa il gioco di parole, è Home Alone, cioè la casa dei McAllister, ispirato ovviamente al film che tutti conoscono, Mamma ho perso l'aereo. Ho fatto bene a far sparire la mia famiglia. Questo set qui, che già costava prima 260 euro, l'hanno aumentato a 300 perché giustamente non erano abbastanza. Non stiamo qua a parlare di questo, anzi ne abbiamo già parlato in una rubrica che vi lascio qua, magari ve l'andate a vedere. Dicevo, Home Alone, questo mi piace tantissimo perché tra l'altro è uno dei miei film, non dico preferiti, però quando vedo quel film che cosa mi ricorda? Quando ero piccolo, il Natale in famiglia, il classico film di Natale che fanno tutti gli anni. E quindi penso e spero di prenderlo presto per portarlo sul canale. Passiamo al prossimo. Se vi dico Ritorno al futuro, ne hanno fatti almeno 3 di set di Ritorno al futuro. Quello che ho portato ultimamente è la DeLorean. Se vi ricordate, numero del set 10300. Aumentata anche questa a 200 euro adesso con i nuovi listini di settembre. Stupenda, ragazzi. Stupenda, meravigliosa. Ce l'ho lì in vetrina. Fantastica, abbiamo anche messo i LED della Brixmax, se vi ricordate. Tutti questi video li trovate comunque sul canale se ve li siete persi. Un set bellissimo, non può mancare nella vostra collezione se amate questo film. Consigliatissimo anche in ottica investimenti, perché sapete che è esaurita ovunque, non si trova da nessuna parte, quindi più investimento di questo. Passiamo ad altro. Batman, serie del Cavaliere Oscuro. Poi parleremo anche di Batman dell'89, ovviamente. Cavaliere Oscuro, vi dico, Tumblr. Prendo la macchina. Ho portato la mia. La tua. Numero del set 76240, anche questa aumentata a 270 euro, anche questa straconsigliatissima. È un set che per chi ama Batman, come un po' per DeLorean, non può mancare nella vostra collezione. Rimanendo in tema sempre Batman, ma Batman dell'89 ancora più iconico. Numero del set 76139, fuori stock nel senso che Lego Store non ce l'ha più ovviamente, ma la trovate da rivenditori terzi, quindi mi raccomando occhio ai gruppi Facebook perché qualcuno se la vende sempre, ma mai sotto i 350 barra 400 euro. Riconosco che è un set che è appena uscito fuori di produzione dicembre 2021, mi pare, è schizzato subito alle stelle. Io ero lì allo store a decidere cosa comprare e non ho preso questo, ma ho preso altro. Non è che me ne sia proprio pentito, però magari vedendo i prezzi ad oggi,
Comunque è un set che sto puntando da un po' e sicuramente arriverà sul canale, questo è poco ma sicuro. Gli ultimi 2-3 che vi cito sono Ghostbusters e Simpson. Allora, Ghostbusters hanno fatto un po' di tutto, tra cui la caserma, l'Ecto 1, i Brickheads, hanno fatto veramente di tutto. Questi sicuramente i tre più consigliati, non consiglio la prima macchinina piccola di Ghostbusters. Bella sì, però se dovessi comprare qualcosa comprerei l'Ecto, quella grande, tra l'altro con le luci e con i suoni, quella è spettacolare. Però parliamo di prezzi non proprio bassissimi, soprattutto per la caserma, ne parlavamo anche nell'ultimo video, 75827 numero del set, tra i 700 e i 750 nuovo, quindi preparatevi a tirar fuori bei soldini, ragazzi. Stime sempre di Bricklink, lo dico sempre questo. Ecto 1 ancora in produzione ma sovrapprezzata a 239 euro, numero del set 10274. La trovate anche questa sul canale ed è uno di quelli bellissimi. Lì addirittura sì, c'era sopra la rotella, lo riconosco, c'era sulla rotella che girava, che faceva sterzare le ruote, però almeno era nascosta da una sirena. Non come tanti Technic che abbiamo visto, che c'è quella rotella sopra che proprio non ce la faccio, ragazzi, lo sapete, è un mio limite, non ce la faccio. Per ultimo i Brickheads, sempre della serie dei Ghostbusters, con Slimer e Peter Venkman. Venkman, che è successo? Sei ferito? Mi ha smerdato. Fantastico contatto fisico autentico! Numero del set 41622, questi li trovate intorno ai 60, su per giù. 60-65 euro, questo è il prezzo medio che ho visto in giro. Prima dei Simpson però, questo me l'ero dimenticato, Brickheads sempre di Ritorno al Futuro, numero del set 41611, Doc e Marty, vestiti come nel 1985, quindi del primo film. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean? Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? Prezzo medio circa 70 euro, quindi ancora fattibile. Per ultimo, ma non per importanza, Casa Simpson. Come? Smettila di mangiucchiarla! Ma sono così dolce e gustoso! Vabbè, è ora di andare al lavoro. Papà, io non uscirei se fosse in te. Tranquilli ragazzi, prima o poi dovrà pure uscire. E il market di Apu? Non ti allarmare, Apu. Vai pure avanti con le tue solite faccende quotidiane, proprio come se non portassi questo caffè. Sembra come che il suo copricapo emette strano ronzio, signore. Forse ha un'ape dentro il suo sombrero? Ape? Io? No! Questi anche molto 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 belli, però i prezzi non sono bassi nemmeno per questi. Se volete, comunque, se siete appassionati, io ero un appassionato dei Simpson, ma sono arrivato troppo tardi, erano già usciti fuori produzione. Per il momento non li sto cercando, però anche questi mai dire mai, magari trovo un'occasione, sai, magari qualcuno che svende tutto e prendo tutto, non lo so. Non va sicuro niente sui Simpson, però mai dire mai. Ragazzi, ce ne sarebbero altri, penso, centinaia di set di cui parlare, ispirati a film. Pensate solo a quelli di Star Wars, che c'è veramente una sfilza infinita di set. Infatti di Star Wars non ho menzionato nulla proprio per questo motivo qua. Magari poi ne facciamo uno speciale proprio sui migliori che ha fatto Lego di Star Wars, perché no? Ovviamente vi aspetto in tantissimi nei commenti per parlarne insieme, perché no, tramite i vostri commenti, ricavarne un altro video dei set che magari io non ho menzionato. Che dirvi ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare tutte le notifiche quando premete sulla campanella, così siete sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale. Dalla sezione community, con i post, i sondaggi e alcune news sempre riguardanti il mondo Lego, così come tutta la sezione dei video, quindi gli shorts e i nuovi video ovviamente che trovate qui ogni sabato mattina alle 12. Non mi resta che salutarvi, noi ci vediamo sicuramente sabato prossimo con un nuovissimo video. Voi mi raccomando ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale!